garanzia è sempre stato così per il bestseller Dacia Duster, da quando è nato. E anche con la terza generazione è evidente un ulteriore passo avanti a livello di prestazioni, con capacità off-road evolute e nuove motorizzazioni ibride. Eppure qualcosa non torna. La Dacia Duster è stata per anni il simbolo di convenienza e robustezza nel mondo dei SUV, conquistando una solida reputazione grazie al suo rapporto qualità-prezzo imbattibile. Tuttavia, con il lancio della nuova generazione, ci si chiede se la linea che separa la convenienza di Dacia dai soliti marchi non stia diventando troppo sottile. Con un prezzo di partenza di circa 20.000 euro, Duster sta lentamente ma inesorabilmente entrando in una fascia di mercato dove la competizione è più agguerrita, per arrivare fino ai 28.000 euro dell'Extreme o della Journey. Insomma, accessori, qualità ed elettrificazione non mancano, ma fanno salire il prezzo. I nuovi propulsori ibridi, tra cui il Full Hybrid da 140 cavalli e il Mild Hybrid da 130, sono sicuramente innovativi. Il primo è composto da un motore benzina a 4 cilindri da 1,6 litri e 94 cavalli e due motori elettrici ed un cambio automatico elettrificato, mentre il secondo è una novità assoluta per Dacia. Abbina un motore benzina turbo 3 cilindri da 1,2 litri di nuova generazione ad un sistema Mild Hybrid a 48 volt. Poi c'è il Duster Eco G100, il 1000 turbo a GPL da 100 cavalli, che effettivamente consuma poco, ma che su un SUV di queste dimensioni potrebbe sembrare sottodimensionato. Sparisce invece dalla gamma la motorizzazione diesel, ed è un gran peccato, ma lo capiamo, il mondo va in questa direzione. L'abitacolo si fa più digitale e più connesso, con un touchscreen centrale da oltre 10 pollici e tecnologie come il nuovo controllo vocale Alexa. Anche il comfort di bordo è ottimizzato. Sono poi disponibili cerchi in lega da 17 pollici. Tutto questo perché la piattaforma su cui è basato il nuovo modello offre certamente una maggior spaziosità e prestazioni migliorate. Ma le caratteristiche aggiuntive potrebbero sembrare eccessive in un'auto che ancora oggi punta sull'essenziale. La versione Extreme, ad esempio, include sellerie lavabili in tap microcloud, tappetini in gomma e un sistema multimediale media display con smartphone replication wireless, che sono sicuramente aggiunte interessanti, ma che inevitabilmente ne aumentano il prezzo. L'idea che ci siamo fatti è che il brand Dacia, dopo aver abbandonato la connotazione low cost che in realtà l'aveva reso famoso, ora voglia abbracciare una fascia di mercato più alta. Insomma, il nuovo Duster oggi offre molto di più rispetto alle generazioni precedenti, con nuove funzionalità, design più raffinato, tecnologia avanzata. Resta da vedere se i clienti tradizionali di Duster saranno disposti a pagare di più per queste nuove caratteristiche o se invece cercheranno alternative nel segmento dei SUV. Più che una rivoluzione, quella messa in atto da Mercedes per la sua regina dei fuoristrada duri e puri, l'icona del lusso classe G, è davvero un elettroshock. Un passaggio epocale dai motori endotermici sia benzina sia diesel, che comunque rimangono in gamma ed hanno avuto nella versione V8 AMG la massima espressione, al 100% elettrico con annesse batterie. Cavolo che storia! Per certi versi non avremmo mai voluto vederla, per altri viverla. È una pagina storica dell'automobilismo perché nel bene o nel male segna un'epoca. Un cambiamento epocale che riguarda uno dei simboli più importanti del brand della stella. Sotto sotto siamo convinti che anche gli appassionati più intransigenti della mitica G ne saranno fieri e perché no, oltre alla V8, un posticino nel box alla 580 full electric glielo concederanno. D'altronde la G è anche un pezzo da collezione, andate a vedervi le quotazioni dell'usato e ve ne accorgerete.
tornando al nostro giocattolone 100% elettrico, esteticamente non ha perso nulla in originalità. Lo si riconosce per il frontale electric style, senza bocche di raffreddamento, chiuso ed aerodinamico per far scivolare l'aria sopra il cofano anch'esso specifico, meno muscoloso ma più bombato. Certo che parlare di miglioramento aerodinamico per una 4x4 dalle forme classiche e squadrate come la G sembra davvero una partita persa in partenza, ma un cuore elettrico imporne certe accortezze. Ecco allora i cerchi specifici, i paraaria nei passaruota posteriori, uno spoiler sul tetto e, volendo, rinunciare alla ruota di scorta posteriore ed al suo posto avere un contenitore specifico per i cavi di ricarica, per le catene o gli attrezzi. Insomma, qualche novità fuori ma un cuore diverso dentro, anzi quattro, perché al trazionale telaio a longheroni che fa da scheletro a tutte le versioni, la variante elettrica abbina ben quattro motori elettrici per ciascuna ruota. Il risultato è tanta potenza a disposizione, ben 587 cavalli, ma dato ancor più stupefacente, è una coppia massima da rimorchiatore di 1164 Nm, che per un fuoristrada è davvero tanta roba. Sì, vabbè, ma poi l'autonomia? Dove le trovo le colonnine in fuoristrada? Giusta osservazione, magari le colonnine no, ma un'autonomia degna ed in grado di toglierci qualche soddisfazione anche in outdoor, quella sì, perché la batteria da 116 kWh netti consente di percorrere in media oltre 470 km, che non saranno mai reali, ma di sicuro ci permetteranno di andare a cercare una ricarica senza stress. La batteria si ricarica completamente in corrente alternata a 11 kW in circa 11 ore, oppure con le colonnine rapide a 200 kW per passare dal 10 all'80% in circa 30 minuti. È poi possibile ricaricare durante la guida utilizzando i pedal dietro al volante per recuperare energia su 4 livelli più o meno invasivi in frenata. La velocità massima è autolimitata a 180 km/h, come per quasi tutte le elettriche pure, e lo scatto da 0 a 100 da fermo si stacca in poco più di 4 secondi. Per agevolare ed assecondare i diversi percorsi e tipologie di strada, ecco l'Electric Dynamic Select, per cambiare a piacimento le modalità di guida tra Comfort, Sport, Trail, Rock e Individual. Ovviamente viaggerete in elettrico in assoluto silenzio, ma se proprio il rombo del vuoto vi mancasse, entrerà in gioco il G-Roar per avere un sottofondo sonoro degno delle vostre orecchie. Sì, ma con l'elettrico a far guadi e a scalare le pietraie? Ebbene sì! Anche nel 4x4 più duro, la G580 rimane fedele al blasone delle sorelle. Abbiamo protezioni specifiche per la batteria ed il sottoscocca, che assicurano di guadare corsi d'acqua o melma fino a 85 cm, 15 cm in più delle G endotermiche. A questo aggiungiamo una serie di sistemi di aiuto alla guida in fuoristrada, come il torque vectoring virtuale, le ridotte simulate che modificano la gestione della coppia con funzione low range e high range, il G-turn per girare sul posto e poter cambiare verso, il G-steering che riduce il raggio di sterzata e l'intelligent off-road crawler per gestire al meglio anche i passaggi più difficili a velocità ridotta. Che dire, è vero che con l'elettrico si perde un po' lo spirito iconico di signore della storia dell'auto come la G, ma di sicuro non si perde nulla in fatto di performance fuoristradistiche. Parola di G by Mercedes. Oltre 330 cavalli, scatto da 0 a 100 in poco più di 4 secondi, un peso piuma per la categoria e un motore 2000 TFSI completamente rinnovato che la catapulta sulla soglia dei 250 orari di velocità massima autolimitata elettronicamente. La nuova Audi S3 ha messo le ali. Sì, perché qui il bagaglio tecnico e le forme muscolose e ovviamente molto eleganti della 3 vengono ulteriormente estremizzate e la sportività viene accentuata dalla presenza di particolari ripresi direttamente dalla supersportiva RS3.
Per avere le ali ai piedi servono anche le ruote grandi. Ecco allora che i cerchi da 18 pollici di serie vengono proposti anche quelli da 19, affiancati a pneumatici High Performance che assicurano stabilità, grande impronta in curva ed elevata aderenza anche nell'utilizzo in pista. Se l'avete alle spalle, la riconoscete subito per le grandi prese d'aria e i passaruota allargati. Se riuscite a starle dietro, i quattro scarichi posteriori in titanio vi appariranno come dei cannoncini che sparano decibel da concerto heavy metal. Di serie la nuova Audi S3 è equipaggiata con il cambio S-Tronic a doppia frizione con 7 marce, che ben si abbina alla verve ultrasportiva della nostra S3. Alle ottime prestazioni contribuisce anche l'upgrade dell'impianto frenante, che si avvale di dischi autoventilati anteriori di maggior diametro e spessore. Ai vantaggi in termini di potenza e raffreddamento si accompagnano l'adozione di pastiglie dalla superficie d'attrito più ampia e inedite pinze a due pistoncini all'avantreno. Fa parte dell'equipaggiamento di serie l'Audi Drive Select, il dispositivo elettronico che muta il setup della meccanica secondo lo schema selezionato. A disposizione ben 6 modalità di guida. Ai noti programmi auto, comfort, dynamic, individual ed efficiency, si aggiunge l'inedito setup Dynamic Plus, grazie al quale viene indirizzata al retrotreno quanta più coppia possibile, favorendo un marcato comportamento sovrasterzante. Modalità Dynamic Plus che comporta inoltre una curva d'erogazione del propulsore ancora più pronta e aggressiva. Parallelamente, la trasmissione S-Tronic beneficia di una taratura dedicata che anticipa le scalate e favorisce il mantenimento delle marce agli alti regimi. Come per l'Audi RS3, anche la nuova Audi S3 adotta la tecnologia Torque Splitter, in grado di distribuire la coppia tra le ruote posteriori attivamente e in modo completamente variabile, a tutto vantaggio della dinamica di guida. Tralasciando le lodi sperticate per la qualità e lo stile teutonico dedicati per la definizione e il confezionamento degli interni, è interessante sottolineare il passo in avanti fatto sotto il profilo della digitalizzazione. Audi S3 si avvale di molteplici servizi Connect e del nuovo App Store integrato in vettura. L'equipaggiamento di serie include la radio digitale, il display touch da 10 pollici, il cruscotto digitale Audi Virtual Cockpit Plus da oltre 12 pollici, l'Audi Phone Box Lite per la ricarica induttiva dello smartphone, oltre a 4 porte di ricarica USB-C. A bordo il resto è lo stato dell'arte del concetto sportivo, dai sedili profilati con cuciture rosse al volante racing con fondo piatto, fino alla pedaliera in alluminio. Se poi vi venisse qualche dubbio su quale scegliere, S3 Sportback o S3 Sedan, una berlina a 4 porte sportiva o una compatta a 5 porte, fossero sempre questi dubbi, tra un cofano o un portellone posteriore, scegliete pure secondo i personali gusti estetici e saremo tutti più ricchi e contenti. Ma va bene sognare un po' anche in momenti di crisi e fantasticare nello scegliere comunque tra due regine della strada che hanno messo le ali. Una losanga non si trasforma per magia in una stella. Una stella non si cambia così facilmente losanga e comunque il passo da losanga a stella non è così breve o così scontato. Sì, perché l'equazione ti crea una nuova identità elettrica e ti imbottisco di accessori più o meno utili, compreso un portabaguette, su un'utilitaria dal nome glorioso come la R5, ma che comunque era ed è catalogata come auto popolare al pari della R4, non la trasforma per magia in premium, prezzi compresi.
Per trasformare un marchio da generalista a premium non basta la bacchetta magica. Occorrono tempo, tanto denaro. Sarebbe opportuno ad esempio chiedere a Volkswagen quanti fantastiliardi e tempo ha speso per trasformare l'auto degli impiegati tedeschi con i quattro anelli in quell'Audi che tutti oggi conosciamo. E poi occorre una certa dose di fortuna che alla fine fa sempre la differenza. Ma poi, a pensarci bene, proprio Renault lo ha già un marchio premium. Si chiama Alpine. Basterebbe investire su nuovi modelli invece di relegarlo ad un allestimento speciale, Spirit Alpine, per cercare di alzare i prezzi su versioni normali by Renault. D'altronde, operazioni del genere sono state già fatte con successo su brand storici come Abarth, oppure giovani ed emergenti come Cupra, che sta pagando gli stipendi a Seat grazie alla sua Formentor. In fondo, ad inventarsi i fenomeni commerciali Abarth e Cupra è lo stesso papà dei progetti che oggi ha in mano le sorti di Renault. Insomma, la fratellanza dei marchi generalisti europei e non sembra sempre più proiettata nel farci credere che basta alzare l'asticella della qualità per alzare i prezzi su prodotti normali. E proprio perché normali, fatti per gente normale, che vorrebbe unicamente pagare il giusto per avere un R5, oppure una Scenic o una Captur. Anche perché, se non è gente normale, si va giustamente a comprare, allo stesso prezzo di una Losanga by Renault, la Stella by Mercedes, l'Elica by BMW, oppure i quattro anelli by Audi. Perché quando vai al bar, sono auto che fanno status. Tornando alla nostra protagonista, la City Car Vintage 100% elettrica R5 si porta a casa a partire da 25.000 euro fino ad arrivare a 35.000, perché la storia ha un prezzo e certe volte la paghiamo a caro prezzo. Mazda presenta la sua nuova ammiraglia a 7 posti, la CX-80. La praticità non le manca, così come l'ambizione. La strategia del marchio giapponese è quella di accontentare tanti gusti diversi. Chissà però la direzione se è quella giusta. Annunciata come l'auto più spaziosa della gamma europea, con un passo di oltre 3 metri ed una lunghezza di quasi 5, la CX-80 punta su comfort e versatilità. Ma c'è il rischio che questa direzione possa portare a compromessi. I progettisti si sono concentrati sull'eleganza e la purezza dell'estetica giapponese minimalista, che elimina tutti gli elementi superflui, ma con un'auto di queste dimensioni non è difficile cadere nell'eccesso. Con la nuova CX-80, Mazda vuole coniugare l'essenzialità estetica con la tecnologia e la funzionalità, il che potrebbe tradursi in un ibrido poco coeso, soprattutto rispetto alla tradizionale filosofia del marchio di costruire auto coinvolgenti e divertenti da guidare. Interessante la scelta dei powertrain, che comprende l'e-Skyactiv PHEV, che combina un motore a benzina a 4 cilindri ed un motore elettrico, e poi il diesel ibrido e-Skyactiv D, a 6 cilindri in linea, dotato del sistema Hybrid Boost a 48 volt. Il primo offre 327 cavalli e 500 Nm di coppia, con consumi ed emissioni contenuti. Il diesel, con i suoi 249 cavalli, è meno inquinante rispetto alla concorrenza, ma la domanda sorge comunque. È questa la giusta direzione per una casa automobilistica che ha recentemente promosso la sua visione a lungo termine per l'elettrificazione? Mazda ha introdotto nuove funzionalità tecnologiche come il sistema vocale Alexa, il sistema di navigazione ibrido ed un sofisticato sistema di assistenza alla guida. Tutte innovazioni che dovrebbero offrire un'esperienza di guida migliorata e sicuramente affascinanti, forse anche troppo ridondanti in un veicolo che si rivolge principalmente a famiglie. I
prezzi, a partire da oltre 61.000 euro, posizionano la CX-80 in un segmento competitivo. Sarà interessante vedere se Mazda riuscirà a trovare il giusto equilibrio tra tecnologia, design e divertimento alla guida. In un mercato ormai fatto esclusivamente di SUV e crossover con innumerevoli varianti mild hybrid, full hybrid, ibridi alla spina o elettrici puri, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Pochi però sono i SUV che abbinano la possibilità di viaggiare a cielo aperto. Di modelli cabrio non ce ne sono molti, eppure il piacere di poter viaggiare la sera a cappotta aperta con il vento tra i capelli e magari una luna rossa da farci da cornice estiva non sarebbe poi così male. La variante cabriolet proposta da Fiat con la sua 500X è un omaggio alla libertà, a viaggiare e a vivere l'estate nel pieno e finalmente risentire il vento tra i capelli. La principale caratteristica di questa speciale versione è infatti il tetto apribile ad azionamento elettronico per godersi al meglio il sole e le serate estive. A questo aggiungiamo che nel variegato mondo elettrico Fiat mette tutti d'accordo con un mild hybrid che lavora come un full hybrid. Sembrerebbe la solita furbata, fatta la legge trovato l'inganno, ma a conti fatti la nuova 500X in allestimento red ha un comparto elettrico più leggero, ma in ugual misura performante come un full hybrid. Un motore tutto nuovo, 1.5 full hybrid da 130 cavalli, 4 cilindri turbo benzina, coadiuvato da un motore elettrico da 20 cavalli, integrato nel cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti. Quindi ecco spiegato l'inganno. Con questo stratagemma Fiat 500X è in grado di percorrere brevi tratti totalmente in elettrico, vedi nel traffico oppure in manovra, andando ad abbattere non di poco consumi ed emissioni. Immaginate una giornata tipo in città e vi sarà chiaro quante volte la vostra 500X lavorerà in elettrico senza mai passare al motore a benzina. Questo sistema consente di mantenere spento il motore a benzina per la metà del tempo. Il consumo medio dichiarato arriva così a 4,7 litri ogni 100 km. Il sistema ibrido a 48 volt è alimentato da una batteria che si ricarica grazie a un sistema di recupero dell'energia in fase di frenata. La versione 500 Red si caratterizza dal colore della carrozzeria, ovviamente rosso, colore che entra in modo preponderante nell'abitacolo su plancia, tappeti e sedili. Questi ultimi, realizzati in materiale sostenibile derivato dalla plastica degli oceani, si differenziano tra sedile passeggero e guidatore a contrasto, mettendo in pieno risalto l'esclusività di questa edizione, grazie allo stemma Red sullo schienale. Ad allietare poi il comfort di bordo non mancano diversi accessori, come il sistema U-Connect con schermo touchscreen da 7 pollici, compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay. La Citroën C5X Hybrid è audace come dovrebbe essere una vera Citroën. L'originalità del design è una firma inconfondibile per il marchio del Double Chevron. C5X unisce eleganza, versatilità e tecnologia all'avanguardia, che sono i punti fermi nella storia Citroën. Questo modello nasce per offrire prestazioni di fascia premium, sia su strada che a bordo, con comfort di guida superiore e un'esperienza di viaggio senza compromessi. Il
cuore è il sistema di propulsione ibrido che combina un motore benzina da 1,6 litri a 4 cilindri con un motore elettrico, garantendo una potenza complessiva di 225 cavalli. Questa soluzione ibrida permette di ottenere una guida efficiente e a basse emissioni, ideale per ridurre l'impatto sull'ambiente senza rinunciare alle performance. Di sicuro non si passa inosservati. Con il suo design innovativo, la C5X Hybrid si distingue dagli altri veicoli della sua categoria. La linea aerodinamica, la griglia frontale esclusiva e i fari LED a forma di V donano all'auto un aspetto moderno. Inoltre, l'ampio tetto panoramico offre una sensazione di spaziosità, migliorando l'esperienza di guida sia per il conducente che per i passeggeri. L'abitacolo è progettato per offrire comfort e raffinatezza. Gli interni sono realizzati con materiali di qualità e i sedili ergonomici sono progettati per ridurre l'affaticamento durante lunghi viaggi. La plancia è dominata da un display touchscreen centrale di dimensioni generose di ultima generazione, che integra il sistema di infotainment e di navigazione, permettendo un accesso rapido e intuitivo a tutte le funzioni dell'auto. La sicurezza è una priorità per Citroën e la C5X Hybrid è dotata di una vasta gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Tra questi, ad esempio, troviamo l'Adaptive Cruise Control oppure il sistema di frenata di emergenza automatica. Inoltre, la C5X Hybrid offre un'ampia capacità di carico grazie al suo bagagliaio generoso, rendendola una scelta ideale per le famiglie oppure per chi ha bisogno di spazio extra per le attività quotidiane. In sintesi, la C5X Hybrid è una vettura sofisticata e innovativa che rappresenta una soluzione intelligente per chi cerca prestazioni elevate e comfort di guida senza compromessi. Coniuga il meglio della tecnologia ibrida con il design distintivo e l'attenzione ai dettagli tipici del marchio Citroën.